Una volta un tizio mi disse che i matti sono tali perché hanno visto l'altro lato della luna. Non ho mai capito che cosa volesse dire, almeno fino ad oggi. Oggi non piove, meno male. Ero stanco di passare il tempo tra la camera e la sala TV. Oddio. La chiamo camera, ma forse cella sarebbe più esatto. Anche se questo non è un carcere. Di più. È una casa di cura. Sono qui perché ho una storia. Una storia che può essere bella o brutta. Dipende da come si interpreta. Per quanto riguarda me, posso dirvi che in fondo questa storia è piaciuta. Se mi fosse data la possibilità, la ripeterei da cima a fondo. Quindi cominciamo dalle presentazioni. Io mi chiamo Lorenzo Donati e sono rinchiuso in quello che una volta veniva chiamato manicomio. E come tutti i matti, non credo di esserlo. Ma forse non lo sono davvero. Noi siamo due. Io e il mio amico Sid. Sid, amico, ci hanno messi insieme perché abbiamo su per giù la stessa età. Però è il compagno ideale. Perché parla poco, si fa i fatti suoi e non russa quando dorme. Proprio quello di cui avevo bisogno. So quello che state pensando, ma vi dico che no. Sid non è il parto della mia immaginazione, ma è un personaggio in carne ed ossa. Si chiama Francesco Rinaldi ed è chiamato Sid per la sua passione per i Pink Floyd. Pensate, che ama stare tutto il giorno con il suo lettore CD ad ascoltare la sua musica. È inutile che vi dica di chi, no? Riesce ad ascoltare tutta la discografia dei Pink Floyd in un giorno solo. Ma ha una passione particolare per un album, The Dark Side of the Moon, Il lato oscuro della luna. E lo capisco perché in fondo quell'album parla di lui e di me e di tutti quelli che sono chiusi qui dentro e anche di tutti quelli che sono lì fuori. Eh sì, anche di voi. Bene, vedo che ora ha preso proprio l'inconfondibile CD, custodia nera, triangolo bianco stampato sopra. The Dark Side of the Moon. Quindi adesso fate silenzio. Buio in sala. Inizia il CD. E con lui la mia storia. Sapete qual è il suono che si sente all'inizio? Battito del cuore. Explain why you are mad, even if you are not mad.
given tears you cry. And all you touch and all you see is all your life will ever be. Finalmente ce l'avevo fatta. O meglio, quasi fatta. Dopo 4 colloqui preliminari, finalmente ero davanti al direttore dell'area centro di una delle più grandi società di comunicazione del nostro paese, la Globe Communication. Posso dire che il mio lavoro dopo la laurea era inviare curricula. Inviavo curricula su curricula. E non è successo niente, mi dissero che era colpa mia perché non mi ero specializzato. Quindi feci anche un master. Master. Pagato. Ma anche dopo il master non si mosse nulla. Poi fu la volta dello stage. O stage. Ditelo come volete, ma è la stessa identica parola che significa una cosa sola. 3 mesi, 6 mesi, 1 anno di lavoro sottopagato o mal retribuito. Con la vaga speranza di un'assunzione che nel 90% dei casi non avverrà mai. Che un senso di frustrazione cominciò ad impossarsi di me. Che qualcosa è cominciato a marcire nella mia testa. E che mi ha portato dove sono adesso. Uscì dalla Globo Communication euforico. Camminavo forse mezzo metro da terra. Ero talmente felice che decisi di festeggiare al bar di fronte con un bel caffè. Come è andato per colloquio, dico? Bene, bene, bene. Cioè, mi danno l'ufficialità lunedì, però è andato... Sì, lunedì. Perché dici così? Ma hai firmato qualcosa? No, certo che no. E allora come fai a essere sicuro che lunedì ti richiamano? Ma perché il colloquio è andato bene, perché sono sicuro... Perché me l'hanno detto loro? Ma perché me lo chiedi, scusa? Ma solo per sapere, mi sembri un tipo sveglio, non vorrei che te stanno ancora pure a te. Cioè, il mio ottimismo si era frantumato al bancone di quel bar. Improvvisamente ebbi la necessità di andarmene, di fuggire via, di allontanarmi da quel posto. Salì sopra il motorino. Dovevo correre. Accelerai, dovevo fuggire, dovevo rifugiarmi in un posto, con parlare con qualcuno e tranquillizzarmi. E io sono un posto. Alternate a qualche piccolo momento di serietà, decisi di tornare a casa. Stare da mio fratello e con i miei amici mi aveva fatto bene, mi aveva tranquillizzato. Ma chi se ne importava? Ma in fondo la mia vita era ben altro e di certo non potevo andare a puttane per un colloquio di lavoro andato male. Ma poi perché doveva essere andato male? Anzi, più ci pensavo e più ritenevo che quello era stato il mio miglior colloquio di sempre. Che finalmente la mia vita sarebbe indirizzata verso i giusti binari, verso le giuste direzioni. Ma sì, io mi sentivo forte e fiero di me stesso. Poi in fondo, ragazzi, anche se per qualche motivo non avessi avuto quel posto di lavoro, beh, mica ci sarebbe stata la fine del mondo. La fine del mondo arrivò col TG regionale, mezzanotte e mezza.
ancora non vi ho detto nulla di mio padre. Adesso forse è arrivato il momento di darvi delle spiegazioni. Mio padre era un maresciallo dei carabinieri. Un uomo ascoltato e rispettato. Costretto al prevenzionamento per stare vicino all'unica persona che abbia mai amato. Per sorreggerla e supportarla in quella battaglia che anche lui era convinto di poter vincere. Io credo che lui fosse veramente convinto, perché sono sicuro che la sua depressione sia nata nel momento in cui abbia scoperto di essere stato sconfitto, di aver perso il bene per lui più prezioso. Ricordo tutti i discorsi che facevano dicendo che una volta sistemato me sarebbero fuggiti in non so quale isola del mare del nord. Il mare del nord, capite? Mica alle Canarie o alle Baleari. Il mare del nord. E adesso mio padre, il mare lo vede solo riflesso delle lacrime che gli bagnano costantemente gli occhi. Qua, non preoccupatevi, non voglio dirvi nulla della sofferenza di mia madre, né della sua negazione della sofferenza, che ci ha condotto in uno stato altamente surreale nell'ultima fase della sua vita, quando ancora si ostinava a vestirsi, a truccarsi, a indossare quella ridicola parrucca per dare una parvenza di normalità a quella nostra cazzo di famiglia di mulino bianco che stava andando a puttane. Cristo, fanculo a quelle cellule di merda, fanculo a quei medici che hanno illuso con inutili cure, e fanculo a quell'odore di alcol e di piscio che c'è negli ospedali, fanculo a quell'essere di merda che se l'è portata via quando ancora avevamo bisogno di noi. Che sia maledetto!